Cari amici di Fano TV, ci troviamo nella zona di Villa Fastigi a Pesaro perché tra pochissimo verrà inaugurata la nuova struttura sociosanitaria del territorio che garantirà servizi di assistenza alle famiglie e ai propri congiunti. La residenza sociosanitaria di Villa Fastigi, per la quale sono stati investiti circa 18 milioni di euro, è una struttura sanitaria extraospedaliera di circa 10.000 metri quadri che integra al suo interno risposte intensive ed estensive connesse ai percorsi di cure ed assistenza del servizio del territorio. Nello specifico, al suo interno 170 posti letto previsti, 90 dei quali saranno gestiti dal consorzio Villa Fastigi e saranno destinati ad anziani non autosufficienti, mentre 80 posti letto saranno gestiti dal Santo Stefano, riabilitazione con servizi di riabilitazione intensiva ed estensiva. Una parte della struttura sarà destinata anche a persone in coma, stato vegetativo o di minima coscienza, in fase post-acuta o lungo degenza, a persone con gravissime disabilità. Capita spesso di poter vedere un progetto quando nasce e poi quando si ritira, perché spesso passa troppo tempo e i percorsi hanno tanti passaggi amministrativi. L'idea di questo polo è nata ormai già più di 10 anni fa, parallelamente allo sviluppo dell'area residenziale qui di fianco. Quindi l'idea di dedicare una parte di quello che era stato il terreno acquisito per realizzare la parte del quartiere di bioarchitettura è proprio per i servizi, per rafforzare i servizi. E già allora era molto chiara la necessità da parte delle nostre strutture sanitarie di poter avere un punto di riferimento, in modo particolare l'ospedale, un punto di riferimento dove di mettere che fosse nelle Marche. Presidente, inaugurata la nuova struttura sociosanitaria, di solito le persone sono state costrette a raggiungere anche strutture al di fuori della regione Marche. Ricordo pochi anni fa amici che dopo un ictus importante, non trovando prima una presenza di servizio, per andare a trovare, sono andare fino a Torre Pedrera e scoprire dentro che era pieno di fanesi, di pesaresi, di persone del nostro territorio che da anni, non avendo strutture come queste, era costretti a migrare. È una specie di elemento anello mancante dentro la gamma dei servizi, che magari all'RP e all'RSA, che sono alcune modulazioni, c'è l'ospedale per acuti, ma mancava proprio una struttura come questa. Segue chi ha stati vegetativi, quindi il tema dei risvegli, che sono cose molto importanti, grossissimo impatto sulle famiglie, e poter avere nel territorio una grande risposta, così come il percorso riabilitativo, che è altrettanto importante perché appunto è un anello, uno snodo di cura di grande valore. Meno mobilità passiva, risorse che rimangono nel territorio, cittadini che trovano servizi vicino a casa e occupazione, perché
una struttura come questa dà lavoro a circa 150 persone, invece dà lavoro a 150 Emiliano Romagnoli, dà lavoro a 150 Martisani. Questo mi sembra un fatto importante. Stiamo investendo, grazie all'impegno del privato, complementare la sanità pubblica, che sta investendo in tutta la regione, il nostro territorio è importante questo investimento, è importante l'investimento su Fano, che appunto va a completare la gamma dei servizi. Man mano che vediamo queste cose realizzarsi, abbiamo la certezza che sempre di più sul nostro territorio il cittadino troverà i servizi vicino, vicino alla propria residenza, vicino alle proprie esigenze. Oggi siamo dentro questa struttura che è bella, già questo non è poco, è accogliente, ma io so soprattutto che sarà accogliente con le persone che ci arriveranno, che avranno bisogno, in situazioni di fragilità, e questo lo so perché io conosco i nostri servizi. Ma quando guardo questa struttura in realtà io non vedo semplicemente le mura, i begli arredi che sono stati fatti, ma in realtà vedo quello che il Presidente Ciriccioli diceva prima, il progetto che c'è dietro, perché è un progetto che è nato già nel 2009. Quando è stato realizzato questo quartiere, c'era questo terreno che potesse essere utilizzato a servizi, abbiamo cominciato a riflettere se potevamo pensare come sistema cooperativo pesarese a rispondere a dei bisogni che in quel momento già c'erano e che riguardavano proprio le dimissioni ospedaliere. Grazie, buonasera. Un importante ruolo di Cassa Depositi e Prestiti riguarda anche il fondo CIVES, Fondo Nazionale di Social Housing, come l'ha definito. Sì, noi siamo gestori di un fondo di fondi che fornisce la finanza nella forma di investimenti a tutta una rete di fondi locali, tra cui il fondo CIVES, che è appunto il fondo marchigiano di housing sociale, che ha realizzato interventi sia di social housing più tradizionale, quindi di abitazioni a canoni calmierati destinati alle giovani coppie, alle famiglie numerose, agli immigrati regolari, sia strutture di eccellenza come queste, che sono delle strutture che si rivolgono a soddisfare i bisogni degli anziani, quindi il long term care, quindi le strutture sociosanitarie, quindi la casa dei risvegli e del mondo sospeso. Anche questa è una casa ed è la casa degli anziani. Che è partito da anni, soprattutto dal 2009, che poi è arrivato all'inaugurazione appunto della struttura. Sì, esatto, è dal 2009 che il sistema della cooperazione marchigiana sta lavorando su questo progetto. E, in primis ha costituito un SRL che è intesa, che si è occupata un po' di tutta la progettazione e la realizzazione della struttura. E, le tre cooperative principali, cooperative sociali che fanno parte sia di Intesa e del consorzio, poi Villa Fastigi che sarà il soggetto gestore, sono Labirinto di Pesaro, Cosmarche di Ancona e Nuovi Orizzonti di Pesaro. Rispetto all'apertura della struttura che è stata inaugurata oggi, la struttura chiaramente non partirà, non sarà operativa subito, ma siamo in attesa di avere le dovute autorizzazioni della Regione Marche, che sono in via di definizione. Pertanto ci potrebbero essere 2 o 3 mesi di tempo prima che gli ospiti possano entrare dentro la struttura. Il fondo CIVES è stato anche focalizzato sulla realizzazione anche degli alloggi presenti all'interno della struttura. Allora, questa struttura è una struttura sociosanitaria, mentre il fondo CIVES principalmente investe in alloggi sociali, quindi stiamo realizzando più di 300 alloggi sociali, quindi appartamenti, molti dei quali, la maggior parte dei quali in locazione, in tutto il territorio delle Marche, un'ottantina su Pesaro, poi abbiamo progetti su Fano e in altre località delle Marche.
Quindi diciamo, l'obiettivo principale del fondo sono gli alloggi sociali, mentre in seconda battuta abbiamo la realizzazione di strutture sociosanitarie come questa, che hanno una componente sanitaria e non sono, diciamo, residenziali. Il fondo Cives è la piattaforma principale di housing sociale delle Marche. L'investitore principale è il Fondo Investimenti per l'Abitare, gestito da CDPSGR, e ha appunto come obiettivo quello di realizzare alloggi sociali e strutture sociosanitarie. È partito nel 2015, oggi ha 16 iniziative in corso, di cui 4 strutture sociosanitarie e 12 progetti, diciamo, residenziali. Un centinaio di appartamenti sono già completati, stati assegnati, e 200 appartamenti sono in corso di realizzazione. Un altro investimento importante poi riguarda anche una zona in particolare di Fano, quella di Gimarra. Sì, a Fano abbiamo un investimento importante di alloggi sociali alla Gimarra, dove abbiamo rilevato una situazione di credito deteriorato derivante ancora da Banca Marche, e lì proprio oggi ho firmato la convenzione per la realizzazione di alloggi sociali in locazione che realizzeremo alla Gimarra. Ne realizzeremo 68, andando a recuperare gli edifici che erano stati iniziati e realizzandone 5 di nuovi. E questo è un progetto molto importante che si collega poi anche alla struttura sociosanitaria, perché abbiamo acquisito anche la Don Tonucci e a breve partirà anche lì il cantiere per il raddoppio della struttura. E questa operazione, come ricorderete, ha permesso l'acquisizione della Don Tonucci, l'abbiamo fatta dalla Fondazione Carifano, la quale ha reinvestito i proventi dalla vendita nella realizzazione insieme al comune del centro natatorio. Quindi l'intervento del Fondo Cives nel territorio di Fano ha generato complessivamente 20 milioni di investimenti, ma soprattutto importanti servizi, alloggi sociali in locazione, una struttura sociosanitaria che sarà convenzionata, avrà 110 posti, e il centro natatorio. La realizzazione di questo progetto, di questa struttura, si sono trovati anche dei partners importanti. Sì, noi come Movimento Cooperativo Pesarese e Marchigiano, che è dietro Intesa SRL, perché dietro ci sono le cooperative Cosmarche, Labirinto e Nuovi Orizzonti, abbiamo avuto l'avvio di questo progetto ormai diversi anni fa. Ma per poter realizzare abbiamo dovuto trovare tanti partner nel territorio, sia regionale che nazionale, che ci hanno consentito di realizzare un'opera così importante, perché parliamo di un'opera che accoglierà 170 posti letto, per cui grande, e 150 posti lavoro qualificati. Una struttura che proporrà anche numerosi posti di lavoro professionali. Sì, perché dicevo che questa è una struttura che si va a inserire all'interno dei percorsi di assistenza e cura della provincia di Pesaro, riguardante l'ospedale di Pesaro in particolare. Adesso tutte queste persone che escono dalla fase acuta ospedaliera si trovano a dover andare lontani, a Torre Pedrera o a Porto Potenza Picena, per cui con un investimento economico e di fatica molto importante, in più con la Regione Marche che spende per mandare persone fuori regione. Noi non facciamo altro che recuperare queste risorse, riportare qui, per cui non c'è una maggior spesa con questa struttura, c'è un recupero di risorse che in questo momento vengono drenate fuori regione, e queste risorse qui permetteranno non soltanto di rispondere ai bisogni dei cittadini, ma anche di creare 150 posti di lavoro qualificati, perché parliamo di medici, fisioterapisti, riabilitatori, infermieri professionali e operatori sociosanitari. Direttore, entriamo più nello specifico di questa struttura sanitaria. Quanti posti offre? Posti letto? La struttura da parte del Santo Stefano, Coscare Santo Stefano, prevede 50 posti di riabilitazione intensiva extraospedaliera e 30 posti dedicati agli stati vegetativi, 20 per la cronicità, UCI, e 10 per il post-acuzie, URI. La gestione invece è suddivisa da due enti preposti. Sì, diciamo la struttura complessivamente prevede la coabitazione di due enti, il sistema delle cooperative, che è Cooperativa Villa Fastigi, e che occuperà i due piani superiori, mentre la Coscare Santo Stefano occupa il piano terra e il primo piano, con un'attività di tipo riabilitativo.
servizi ovviamente offerti alla persona con un'attenzione particolare anche per pazienti con patologie diciamo diversificate. Beh, certo, noi come Cosquer Santo Stefano trattiamo la parte riabilitativa, ovviamente riabilitazione a 360 gradi, dagli stati vegetativi alle patologie neurologiche più varie e anche alle patologie ortopediche, quindi si va da protesi d'anca a ictus, appunto stati di coma e tutto, insomma, da questo punto di vista.